Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti e bentornati in questo nuovo Vita da Set. Oggi vi porto nel dietro le quinte dell'ultimo videoclip che ho diretto per Serena, ovvero Colpevole. 3 location, soltanto 4 persone sul set e azzardo a dire che questo, fino ad oggi, lo ritengo uno dei miei migliori videoclip. Non c'è una sola cosa che non mi piaccia e in questo Vita da Set vi farò vedere proprio come l'ho realizzato. A differenza degli altri backstage che avete visto, l'organizzazione di questo videoclip è stata un po' diversa perché dovevo andare a girare a Vicenza, non conoscevo assolutamente il posto e soprattutto, abitando io a Milano, non potevo andare a fare un sopralluogo prima delle riprese e quindi tutta quanta la fase di preproduzione è stata il producer di Serena che mi inviava le proposte, le foto e i video delle varie location e io tramite WhatsApp cercavo di capire se quel posto potesse andare bene e cercavo di farmi già una sorta di idea di inquadratura e movimenti all'interno di quegli spazi. Sono arrivata a Vicenza il giorno precedente alle riprese ed ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata andare a vedere di persona le location che avevamo selezionato, così da poter strutturare una sorta di piano delle inquadrature che volevo fare e per poter avere tutto quanto ben chiaro in mente. Successivamente sono tornata in hotel e mi sono messa a fare il piano di produzione che mi sarebbe servito il giorno successivo, quindi effettivamente sul set, per poter avere tutto deciso e sapere cosa fare prima e cosa fare dopo. Questa non c'è. Questa non c'è. Quindi qua c'è il black. Pam, pam, pam. Quindi sono 2 secondi, 2, 19, 2 e 20. Pistola, occhi, sveglia. Va cantato nella prigione. Allora, ho appena finito di sistemare tutta quanta la storyboard, il piano di produzione, l'ordine del giorno di domani, andando addirittura a inserirmi il timing di ogni singola ripresa che devo fare, perché comunque questo video sarà tutto strutturato scena dopo scena, pezzettino di playback in una location, pezzettino di playback in un'altra location, e quindi era fondamentale fare questa cosa di follia e malattia. Poi ovviamente mi sono andata anche a risuddividere e fare un punto di tutte quante le varie scene che abbiamo, perché saranno ben 10 scene, e in base a quello che dovevo fare ho cercato di accorpare, ovviamente, non so, tipo le scene del ritornello 1, ritornello 2 le ho messe insieme, così lei è vestita sempre nello stesso modo, siamo sempre nella stessa location e risparmiamo tempo. Suddiviso anche per quanto tempo secondo me ci metto a far tutto. Queste sono tutte le scene suddivise per cosa devo usare, se devo usare lo slider, se devo usare il Ronin, se devo usare, non so, il cavalletto, tante altre robe, mano libera. E basta, dalle 9 conto di finire alle 19.30. L'ho detto. Domani vediamo. Posso andare a dormire, perché ho bisogno di dormire, perché ho tanto sonno. E poi ci vediamo tra un po' di ore. Buonanotte. Al DOP, ma non glielo diciamo, però io prendo questo e gli metto dentro questo, ma a me non se ne accorge. Allora, a me quel giallo non dispiaceva, azzurro e giallo. Azzurro e giallo. Se no andiamo sul magenta, rosso lo eviterei. Guarda come si apre e come si tolgono poi. Vabbè, forse riesco a metterle e toglierle. Perché io non maltratto i cantanti durante il video.
A me piace. Così? A me piace. Sì? Ok, là abbiamo un po' di disegno. Sì, sì, poi tanto lo vediamo dopo quando facciamo quella scena lì. E al massimo, siccome dopo abbiamo la scena di lei seduta sulla sedia, magari possiamo prenderla sempre un po' di qua e magari gliela ridare. Esatto, un po' sì, più poi sì, poi la rivolgiamo, praticamente. Sguardo basso, sempre perso, abbastanza perso nel vuoto. E avanti. Dico troppe cose. Fammi sentire comunque la voce anche durante il periodo. Sono consapevole. Qua, guardi in camera. E me la guardo in camera. Tempesta sei un po' imbambolata nel tuo mondo. Ok. Ok. Però, ovviamente, quando me la fai adesso cantata in camera... Imbambolata e incazzata, tipo. Più o meno sì, più o meno sì. Sei pronta? Sì, vai. Io so che c'è nella mia mente un bosco di rovi, tempesta di disapprovi. Forse non so che c'è in questa nebbia che insisti di me. Era basata in una location principale, una prigione in cui era rinchiusa Serena, che poi successivamente si sarebbe svegliata e tornata alla realtà. Fondamentalmente dal testo del pezzo si capisce il senso del video. Serena si sente rinchiusa all'interno di una società che la soffoca, che la giudica, che non le permette di sognare e di pensare, e così come effettivamente dice il testo, è riempita di soli cloni con diversi solo i nomi. Mi era stato chiesto di non rappresentare Serena come se fosse la pazza, la matta di turno, il che fondamentalmente era ciò che poteva passare subito considerando la location, considerando gli outfit, ma tramite i movimenti di camera che ho cercato di adottare, quindi molto statici in alcuni punti ma dinamici allo stesso tempo in altri, il tipo di regia, il tipo di linguaggio che ho voluto dare e soprattutto gli sguardi che le avevo chiesto di farmi in camera, volevo renderla a tratti alienata e controllata ma anche sexy e libera. E guardando oggi il montaggio penso di esserci riuscita bene. Attorno a me sono colpevole di sognare, di lasciare questo mare ormai riempito di sole. Figa il rosso che dentro un po' questo rossiccio di qua. Mi piace. Ormai tutto vale niente. Io so che c'è nella mia mente un bosco di rovi, tempesta di disapprovi. In questa nebbia che si insidia in me. Se non mettiamo una strofa nel video non siamo contenti. Di sognare, di lasciare questo mare ormai riempito di sole. Guarda verso di me ma non in camera. Allora facciamo prima l'intermezzo musicale, si chiude gli occhi. Quindi ti metto un po' il ritornello, ti muovi sul ritornello e quando fa la discesa a tempo con il ritornello. Ok. Fatto un cambio location, adesso siamo nell'ultima location, anche se è la seconda che giriamo, e stiamo addobbando praticamente un'aula scolastica. Dobbiamo fare il cinemello e quindi il cinemello necessita dello sliderello, tutto in ello perché è tutto molto bello. Serena seduta sul
sulla sedia del banco. Laid back con lo slider in avanti. 5 secondi di ripresa, però tutto un bordello per 5 secondi di ripresa. Senza curare prima i vostri tagli, voglio volare senza più cadere, voglio sognare senza più cadere. Dico troppe cose, ne sono consapevole, non vi va mai bene niente. Buona, un'ultima. Niente. Buona la prima. Quando avete i video suddivisi in questo modo, cioè che ogni piccola parte di video è in una location o deve fare una determinata cosa, una cosa utile da fare è suddividervi il timing della canzone sulla storyboard, sulla sceneggiatura, in modo che se dovete fare per esempio soltanto questa scena qua, sapete che inizia a 0.25 e la musica la fate partire a 0.20 o a 0.15, così risparmiate tempo. Se mi sono, guardati, non vi va mai bene niente. Tieni il mento più basso quando lo fai, ok, ancora. Simulare il sudore. Dobbiamo far sembrare che ha avuto un incubo. Buoni, tutti buoni, buoni tutti. Allora. Ah, pure. Fredda. Ecco, appunto. Visto che ne hai preso poco oggi, aggiungiamo. Brutto sogno, Sembra pensare ogni giorno agli altri, senza pensare. Ce l'abbiamo. Abbiamo finito. Come attrezzatura abbiamo utilizzato la Pocket 6K con il Sigma 1835 versione cine come ottica principale, a cui abbiamo affiancato il Canon 1635 per le scene con i Ronin S e la scena in zenitale sul letto, in entrambi i casi utilizzandolo a 16 mm, e soltanto per la scena della camera di sicurezza il Tokina 1116 utilizzato a 11 mm. Come luci avevamo due Gemini della Light Panels, un 1x1 e un 2x1, che sono questi LED RGB W che state vedendo un sacco nelle mie stories, quindi se non mi seguite su Instagram mi raccomando fatelo, e che sono perfetti per i videoclip perché in pochissimo tempo ci permettono di riuscire ad avere il mood di cui necessitiamo. E poi tre caliber sempre della Light Panels, sono delle luci che sto sfruttando veramente tantissimo, utilizzate in questo caso principalmente per andare a realizzare delle luci spot, delle luci back o per realizzare dei riempimenti di fotografia. Queste luci sono veramente una bomba perché sono piccolissime, possono essere nascoste ovunque e in alcune situazioni possono essere utilizzate in modo molto tagliente per fare delle cose stra fighe. Infatti c'è stato il momento in cui abbiamo realizzato la finta finestra da cui arrivava questo sole che colpiva in faccia Serena, che poi si girava. È forse una delle inquadrature più belle per quanto mi riguarda di tutto quanto il videoclip, e l'abbiamo realizzata con un unico caliber piazzato dall'alto con del cartone che andava a simulare effettivamente le grate della prigione. Figo, molto molto figo. Parleremo di questi caliber prossimamente qui sul canale perché mi sto trovando veramente da Dio. In descrizione comunque vi lascio il codice sconto per poterli acquistare da Trans Audio Video, perché regà, sono la svolta. Ve l'ho detto all'inizio, ad oggi questo secondo me è uno dei miei migliori videoclip, perché veramente non c'è una cosa che non mi piaccia ancora oggi, a distanza di più di un mese che il video l'abbiamo girato, che poi è uscito. Ero già molto contenta sul set e poi quando sono tornata a Milano, che ho cominciato a vedere le riprese, che ho iniziato a fare il montaggio, lo sono stata ancora di più. Dal lato montaggio effettivamente non c'è molto da dire, perché è un montaggio molto molto basic, c'è giusto qualche speed ramp ogni tanto, ma neanche così tanti, perché comunque non ce n'era bisogno. Ho lavorato tanto di movimenti di camera, che vi ho detto, a volte erano molto statici, ma in alcuni casi erano molto dinamici, per creare appunto questa micro pazzia che volevo inserire in alcuni punti. E quindi dal punto di vista dell'editing non ho fatto chissà che cosa. Anche a livello di color, considerando che avevamo una buonissima fotografia già in ripresa, ho fatto veramente pochissimo. Ho giusto virato a volte il blu più verso un blu che preferivo rispetto a quello che poi avevamo deciso sul set, perché poi comunque sul montaggio, riguardandolo, facendo dei test sui vari monitor, sui vari dispositivi, era meglio avere quel tipo di blu. E fondamentalmente è veramente soltanto questo. C'è stata più una grande preproduzione, organizzazione, dettagli curati effettivamente sul set, che
quanto lavoro poi ci sia stato dopo. Sul montaggio veramente ho fatto poco e l'ho consegnato in pochissimo tempo, subito dopo che l'avevamo girato. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un bel commento qui sotto se il videoclip vi è piaciuto, perché io continuo ad essere davvero contenta. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, condividete il video con i vostri amici videomaker e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così rimarrete aggiornati su tutti quanti i prossimi video che realizzerò. E io come ultima cosa vi ricordo che noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, sempre qui su YouTube con me, Dalilu, ciao! Sono colpevole di